Adesso ci colleghiamo con Alessandra Canale per le info mobilità, ma anche il maltempo in arrivo temporali al nord e al sud. Allerta della Protezione Civile, ci racconta tutto Alessandra. A te, buongiorno. Sì, buongiorno Giosefine, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, la viabilità è condizionata dalla pioggia. In questo momento sta piovendo su molti tratti dell'A25, la Torano-Pescara, e anche sull'A24 tra Vicovaro e Carsoli. Occasione questa per ricordarvi il limite di velocità in caso di pioggia, ovvero di non superare i 110 km orari, anche se stiamo viaggiando su strada costituita da pavimentazioni di asfalto drenante. Come hai detto te, Giosefine, c'è un allerta arancione da parte diramata dalla Protezione Civile per rischio temporali nella Toscana centro-meridionale, allerta gialla su ben 13 regioni del centro-sud. Ad ogni modo, Giosefine, in questo momento la circolazione è regolare su gran parte della rete stradale della nostra penisola, anche se prevediamo un graduale incremento del traffico in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative. E monitoriamo il tratto dell'A14, generalmente ecco, in fase di intensificazione abbiamo un flusso veicolare vivace in entrambe le carreggiate. Scendiamo alla Porte della Capitale e già si intravedono i primi rallentamenti e code tra lo svincolo di Torrenova e il grande raccordo anulare di Roma. E inizio anche nel comunicarvi che c'è una segnalazione di un incidente verificatosi sulla strada statale 36 del Lago di Como dello Spluga in prossimità di Seregno in direzione Monza. E poi in chiusura desidero anche segnalarvi un ripristino incidente sulla 12 la Genova-Rosignano tra Rapallo e Chiavari. Queste, Giosefine, le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buona giornata a te e ai nostri telespettatori. L'appuntamento è tra un'ora. Arrivederci. Grazie, a dopo Alessandra, buona giornata anche a te. Adesso